Buongiorno a tutti gli amici investitori, è un avvio difficile quello di Piazza Affari questa mattina, condizionato da un lato da una chiusura volatile e negativa di Wall Street e dall'altro dalle nuove tensioni legate allo spread. Dove ci porterà questo ribasso? Cercheremo di capirlo guardando la situazione grafica dell'indice in questa puntata di Trading Floor, analizzando il trend ribassista in corso e vedendo i supporti che si presentano davanti alla discesa. E poi andremo ad analizzare due titoli che stanno cercando di opporsi alla tendenza ribassista di oggi. E stiamo parlando di Brembo e Ferrari. Avvio complicato per il FTSE MIB. L'indice di Piazza Affari affonda sotto quota 18.900 punti con un calo vicino al 2%. La chiusura positiva di ieri sopra 19.200 aveva lasciato qualche speranza per un rimbalzo più ampio, ma complice l'andamento negativo di Wall Street e, come dicevamo, lo spread che si sta allargando tra BTP e Bund, il grafico del FTSE MIB ha ripreso il trend ribassista di fondo e si dirige verso il supporto in area 18.700. Solo un ritorno sopra 19.000 potrebbe ridare un attimo di respiro all'indice di Piazza Affari, ma dovremmo assistere a un recupero di area 19.200 per negare il segnale ribassista in corso. Infatti un ritorno sopra 19.200 permetterebbe di pensare a una risalita verso 19.600. Viceversa, abbiamo il prossimo step a ribasso, come abbiamo detto, 18.700, che può apparire un po' un target grafico per la riunione di oggi. Sotto 18.700, se non dovesse tenersi, tornerebbe ai minimi del periodo degli ultimi mesi toccati nel corso di ottobre e quindi l'area a 18.411 punti. Scopri i certificati leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Brembo non ci sta a perdere terreno come il resto del mercato. Il titolo infatti in questo momento risulta praticamente invariato e lotta per restare sopra quota 9 euro. Certo, le condizioni grafiche evidenziano un trend ribassista in corso da settembre e un trend ribassista anche più lungo a livello di medio e lungo periodo. Tuttavia, nell'immediato il titolo mostra una forza relativa per quanto riguarda oggi sicuramente positiva. In questo momento la tenuta di 9 euro è la condizione per evitare di scivolare in territorio negativo, anche se Brembo è difesa da un supporto in area 8,80, un supporto importante a cui si affida per evitare cali ulteriori. In effetti il cedimento di questo supporto aprirebbe spazio per una discesa che potrebbe estendersi anche verso gli 8 euro. Viceversa, se il segnale di forza di oggi di tenuta fosse confermato, con appunto la conferma dei supporti a 8,80 e a 9 euro, il titolo potrebbe anche pensare di recuperare la resistenza in area 9,45, metterla sotto attacco per chiedere strada libera per un ritorno verso i 10 euro, che è un po' l'obiettivo di fondo di una reazione nel caso si dovesse concretizzare. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Limite danni Ferrari che arretra 96,8 cedendo meno del mercato, la flessione è infatti intorno all'1,2%. Graficamente l'andamento ricorda un po' Brembo, con un downtrend di breve periodo che si è accentuato nelle ultime giornate. In questo momento è presente un supporto interessante a 94,60 e la forza relativa di oggi potrebbe dare un segnale di tenuta del supporto. In questo caso una reazione porterebbe le quotazioni in area 98,7 con l'ambizione di tornare in area 100 euro. Di contro bisogna sempre tenere conto che il trend del mercato in generale è ribassista e il titolo comunque non ne viene meno. Quindi il supporto 94,60 potrebbe essere messo sotto pressione e in caso di succedimento rivedremo le quotazioni puntare in area 90 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.